Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Così inizia la mia commedia, e così inizia anche uno dei periodi più foschi della mia esistenza. Mi sono ritrovato esule in fuga dalla mia città, in cammino su impervi e maestosi crinali, per raggiungere la terra che già in passato mi aveva accolto. Ero venuto a Bologna per conoscere la città che vantava insegnamenti universitari famosi in tutto il mondo. E qui ho scritto uno tra i miei primi sonetti, uno scherzo sulle due torri. Avevo 20 anni e ancora non sapevo cosa mi aspettasse. La conoscenza. La cercavo in ogni modo e qui potevo trovarla. Ma altre vicende, meno liete, mi legano a questa terra tra gli Appennini e l'Adriatico, che ha saputo rinnovare la sua accoglienza e lenire le pene dell'allontanamento forzato dalla mia Firenze. I signori di Forlì mi hanno accolto facendomi sentire nuovamente a casa. Per loro ho scritto lettere, ho viaggiato cercando sostegni per la nostra causa, ho camminato su strade polverose per andare da chi prometteva molto, ma non troppo ha mantenuto. Il mio viaggio è continuato e passando dall'Emilia ho saputo di quelle terre degne dei romani. E infine sono giunto a Ravenna, finalmente vicino ai miei figli, finalmente onorato come poeta. Solo qui potevo finire la mia cantica più elevata. Fra le braccia di queste genti e cullato da questi luoghi, ho trovato l'ispirazione per concludere il mio paradiso. Mi sono interessato di tutte le discipline dei dotti, spinto da una sete di conoscenza che non ha trovato mai pace. Inseguivo la perfezione e con essa la verità. Nei libri e con i libri ho cercato. Ma anche dalle cose della natura ho avuto nutrimento per le mie visioni. L'ispirazione ha assunto tanti volti e ho invocato più volte le muse. O muse, o alto ingegno, orma aiutate. O mente che scrivesti ciò che io vidi, qui si parrà la tua nobilitate. Ho esplorato tanto. Ho conosciuto luoghi degni di un inferno o un purgatorio, come Bismantova, roccia solitaria che si staglia nel vuoto. In esilio col corpo, ma non con lo spirito. Ho capito che il cielo e la terra hanno posto mano per la scrittura del poema sacro. E Beatrice è stata sempre al mio fianco, il mio angelo. Oh Beatrice, dolce guida e cara. All'alta fantasia cui mancò possa, ma già volgeva il mio disio e il velle, sì come rota che ugualmente è mossa. L'amor che muove il sole e l'altre stelle. Delle mie scritture non si è conservato niente. Non vi è arrivato neppure un rigo di mio pugno. Ma il mio poema l'hanno trascritto in tanti, già subito dopo la mia morte, 700 anni fa. Gli amici conosciuti in vita e gli eredi del loro sapere l'hanno trasmessa, l'hanno recitata, mani sapienti l'hanno riscritta e conservata sino ad arrivare ad oggi. L'ho scritta in volgare, non in latino. Ho scelto la mia lingua, per la politica come per l'amore. E il poema sacro ha accolto tante lingue e stili.
i miei versi ho raccolto tutto quanto ho capito e saputo del mondo. Ho intrecciato realtà e visioni. Qualcuno ha detto che è un cristallo dalle infinite sfaccettature. Di certo, chi legge i miei 100 canti trova un intero universo e tutta la mia esistenza. La mia vita alla fine si è raccolta e chiusa qui, tra il Po e il Monte, e la Marina e il Reno.